L'alluvione di Firenze del 4 novembre 1966 che devastò la città e fece 35 vittime. L'alluvione non riguardò soltanto il centro storico di Firenze. E proprio una messa nell'oratorio della Madonna delle Grazie ha ricordato le 35 vittime ai piedi proprio della Madonna che anticamente era posta su una delle celle del ponte alle Grazie per proteggere la città dalle alluvioni. A presiedere la funzione religiosa, Monsignor Giancarlo Corti, vicario del Vescovo per la Carità e proposto della cattedrale. Al termine della funzione, un corteo silenzioso, aperto dal gonfalone del comune, presente per la prima volta alla cerimonia, si è mosso verso il Ponte alle Grazie, da dove il presidente di Firenze Promuove, Franco Mariani, e la presidente del Consiglio Comunale, Caterina Bini, hanno lanciato in Arno, dopo la benedizione del fiume, la colonna d'alloro. I morti ufficiali furono 35? Sì, quelli stilati, l'elenco stilato dalla prefettura di Firenze, 17 in città, 18 in provincia, tra cui due piccoli bambini, Marina Rifari e Leonardo Sottini, entrambi di 3 anni, del comune di Sesto Fiorentino. Anche a Reggello ci furono due, a Castel Fiorentino anzi ci furono due bambini in età un pochino più grandi. Ancora una volta, spiega lo stesso Mariani, ricordiamo queste 35 vittime di cui fino a 8 anni fa, eccetto 3 o 4 nominativi, nessuno conosceva nome e cognome. Ora, grazie al documento ufficiale del 1966 della prefettura che abbiamo recuperato e pubblicato nel quarantennale, abbiamo dato non solo un volto a queste persone, ma soprattutto abbiamo fatto sapere come sono morte. Per 30 anni nessuno si è ricordato di loro. Ancora oggi, a quasi 50 anni, non esiste una lapide o un monumento che li ricordi, a differenza invece di altri tragici eventi cittadini. È importante ricordare, c'è un monumento agli Angeli del Fango, che è proprio qui a 2 passi in Piazza Poggi, opera del maestro Galeazzo Aussi, messo nel decennale, ma non c'è un monumento, una lapide che ricorda questi morti. Eppure, dopo quasi mezzo secolo di sviluppo urbano e addensamento demografico, il rischio che la catastrofe possa ripetersi non è affatto scongiurato. Lo vediamo ogni volta che vi parliamo di alluvioni, che vi parliamo di tragedie, eppure siamo nel 2014.